Ave. Notizie buone e cattive. La buona notizia è che la campagna pubblicitaria sta venendo bene e che la ricezione TV è migliorata. Eh beh, certo. Abbiamo la televisione? Pure. Le palle sono extra scintillanti e faranno un figurone sulla torre. Ma tu non sapevi manco che cos'era la televisione, Julian. Sono stati beccati dagli accalappiatori. Sono detenuti nel posto segnato. Melman, Gloria, conto su di voi per farli evadere. No, aspetta. Aspetta un attimo. Alex e Marty sono stati imprigionati. E intanto, appena parte la missione, ci sono tutti e quattro vicino ai pinguini. Cosa? Perché? Alex, Marty, veniamo a salvarvi. Ok, vi aspettiamo. No, aspetta. Guarda, vedo già la mappa. E vedo già un 2, 3, 4, 5 puntini. Oh oh, questa sarà una missione stealth. Come dovremmo svolgerla questa missione stealth? Forse possiamo buttarci in acqua direttamente con Gloria. Magari aggiriamo le guardie. Dovremmo trovare un bel ristorante romantico. Eh beh, certo. Giustamente, si mangia bene in Italia. Del messicano. Mi andrebbe un buon messicano. Melman ha capito tutto. La buona cucina italiana. Mangiamo messicano. Oh, eccoli già una guardia. Il raccolto va bene questa Ma stagione. Ma per voi pisani che sapete queste zone, dov'è che ci troviamo in questo momento? Ammetto di essere stato a Pisa solo una volta e ho visto giusto la torre. Ma questa zona, nella realtà, dove dovrebbe essere? Proviamo a fare il giro lungo, che magari così riusciamo ad aggirare le guardie. Anche se non mi sembra di vedere nessun oggetto. Non vedo né fiori né palloncini in giro. Non è che in questo livello non c'è nulla. Proviamo a vedere. Ma neanche in acqua c'è nulla. E neanche le alghe. Non posso neanche distruggerle. Comunque sembrerebbe che quest'acqua non ci porti da nessuna parte. E se provo ad andare di qua magari? Non è che mi porti in qualche luogo che mi fa avvicinare? No, sembrerebbe proprio che questa mappa l'abbiano totalmente svuotata. Non c'è assolutamente nulla da prendere. Vabbè, proviamo ad avanzare. Ma ci sono dov'è la guardia? Ma scusami, come mi hanno fatto vedere? Scusami, da dove sei saltato fuori tu? Ma chi ti aveva visto? Scappa, scappa, Gloria. Va, corri. Un ippopotamo più veloce di due uomini. Vabbè che uno è un vecchio. Dai, aspetta che mi nascondo. Mi nascondo qua dietro, quando mi vedranno. Ecco, guarda come sono nascosto bene. Non mi vedrà mai. Sei anche spaventato. Bel travestimento. Salve, non si preoccupi, sono solo una normale italiana. Tutto a posto, non si preoccupi, sono un'italiana che sta passeggiando per le strade di Pisa. Volevo giusto vedere gli animali che avete messo in gabbia. Tra l'altro, vediamo se da queste parti magari... Nah. Non c'è proprio nulla? Non c'è un punto in cui io posso nascondermi? Nah, sembra proprio di no. Ok, abbiamo là in fondo Dubois e questo tizio. Non mi guardi, sono solo un'italiana che sta passeggiando. Allora, Alex e Marty sono lì in gabbia. Il tizio fa questo giro e io devo riuscire ad evitarlo. Probabilmente avrò bisogno anche di Melman per aprire la gabbia. Melman, è il tuo momento di tornare indietro. Ma porca puttana, Gloria, ma perché sei tornata? Oh, ma perché sei tornata indietro? Adesso devo rifarmi tutta quanta la strada insieme perché tu ti sei spostata dal tuo cacchio di buco. Ma perché ti sei spostata da lì? Vabbè, vediamo almeno se qua sopra posso in qualche modo... Non ci sarebbe cascato, giustamente. Guarda, mamma, c'è un tizio col collo lungo lì. Ah, qua non ci posso passare, qua serve Alex. Però forse... Aspetta, forse se riesco... se riesco a fregare il sistema riesco a salire. Fatto sta che comunque non mi porta da nessuna parte. Ma se riesco a fare... se riesco a fare qualche saltino giusto, forse riesco a scalare e arrivare da quella parte. No, come non detto. Salve, sono sceso. Ok, vieni Gloria. Aspettiamo che il tizio si sposti. Aspettiamo un attimo. Aspetta. Ok, corri. Andiamo ad aprire i nostri amici. Non si giri, sono solo una giraffa. Hai un minuto, Gloria? Beh, certo.
Dai, no, 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 apri la porta, apri la porta. Ok, perfetto, ora scappa, scappa Marty, scappa Alex. È il momento di fuggire, scappate ragazzi. Eh beh, certo, no, no, occhio al vecchio, il vecchio non mi ha ancora visto. Scappa Melman, scappa, scappa. Com'è possibile che tu riesci a fare questa cosa, Melman? Certo che potevano farla, vedere almeno l'animazione di loro che scappavano. Anche se sono già arrivati, lasciamo perdere, eh. Lasciamo perdere il fatto che loro siano già arrivati qui. Beh, missione compiuta. Aspetta, ah, posso spostare... Oh, aspetta, no, no, oh, cacchio. È contro il muro, non riesco più a spostarlo. Però aspetta, Marty non è contro il muro, posso spostarlo ancora. No, ti prego, non si muovono. Non si muove. No, devo provare a fare una cosa. Marty, vieni un attimo che ti faccio fare un giretto. Gloria, spostalo tu che sei un po' più piccolina e almeno fai meno fatica. Vieni con me, Marty, che ti porto a fare un bel giretto. Dai, su, ci siamo quasi. Vieni, vieni, vieni con me. Ecco, no! No, c'è un muro invisibile. Maledetti! Maledetti perché mi avete illuso con le vostre bugie. Oh no! Volevo buttare giù Marty in acqua per vedere cosa succedeva. Oh, sono triste ora. Vabbè, missione compiuta! Chi tocca ora? Di nuovo! Fuggite, oh, ragazzi! Oh no, di nuovo! È tornata. Correte! Oh, scegliamo Marty questa volta. Oh, la madonna! Sì, vabbè. Melman Tokyo Drift. Allora, cerchiamo... Cos'è? Su cosa siamo... Cos'è? Non capisco se è muco o è una tazza di tè verde. Comunque, cerchiamo di prendere... Allora, io credo di aver capito una cosa in realtà in questa... In questa missioncina. Tutti gli oggetti che prendiamo in questo momento, a parte il caffè che ci fa prendere il boost di velocità, tutti gli oggetti che prendiamo in questo minigioco sono oggetti che poi possiamo utilizzare... Nella modalità creazione dello spettacolo. Oh, comunque Melman in questo momento è avvantaggiata. Vaffanculo, adesso ti risupero. Guarda, se adesso prendo lo stendardo, dopo abbiamo uno stendardo in più che possiamo utilizzare. Comunque col cazzo che... I petardi sono miei, Melman. Col cazzo che mi superi, maledetta giraffa. Niente paura. Ecco, niente paura. Eh beh, certo. Chi ha paura di Dubois, giustamente? Ma è un vicolo cieco, come faremo a scappare ora? No, ti prego, di nuovo no. Eccolo. Dubois, scarpe antiscivolo? No, contro gli animali tutto quanto. Ma scarpe antiscivolo? Mai. Brava.